volentieri. Se ci mettessimo qua ad elencare tutte le cose che sono state dette e non sono state fatte, io ricordo 5 anni fa hanno detto eleggiamo Prodi Presidente della Repubblica, se lo sono impallinato in 120. Hanno detto non andremo mai al governo con Berlusconi. Ci hanno fatto un governo, un patto del Nazareno, una riforma costituzionale e 2 leggi elettorali. Quindi io mi domando se parla di democrazia diretta, scusa, di democrazia interna ai partiti, Rosato, a proposito dei 5 Stelle, come ha potuto parlare per 5 anni con Berlusconi con i suoi, perché un partito che appartiene con Berlusconi a un gruppo televisivo. Con Berlusconni ci abbiamo parlato 2 mesi. Eccetera. No, guardi, ci avete parlato per 5 anni continuamente. Il Movimento 5 Stelle è l'evoluzione tecnologica di Forza Italia. Forza Italia nasceva sulle televisioni. Il Movimento 5 Stelle, vi siete alleati con Forza Italia. Sì, ma la nostra alleanza, l'alleanza che fece Bersani con Letta. Perché siete così schizzinosi con un ragazzo di 31 anni e così corrivi con un vecchio pregiudicato puttaniere? È una cosa incomprensibile. Allora, lo salto per bel piede, la pone dura, diciamo, però... Diciamo, sono temi che colpiscono nell'immaginario. Dovrei rispondere che Di Maio deve ancora crescere, ma non voglio entrare sul suo piano. Ma è ovvio. Non voglio andare sul suo piano perché lo rispetto. Poi Belpietro, perché rispetto Di Maio. Però guarda, non che apprezzo, a me sarebbe la stessa cosa se loro decidessero di concretizzare le sintonie che hanno con Forza Italia e di dare un appoggio a un governo di centrodestra presieduto non da Salvini, perché probabilmente i loro elettori li vincerebbero. Ma come fa il secondo partito d'Italia a decidere che sta all'opposizione prima di sapere chi va al governo? Ma non succede da nessuna parte al mondo. Rosato, vi chiedo di essere sintetici.